Salve amiche ed amici di YouTube e di altri siti, forse il video lo caricherò, comunque lo linkerò anche in Facebook, bisogna vedere se lo metterò in Dailymotion e Vimeo. Beh, anche questa settimana, stavo per dirlo in esperanto, anche per questa settimana, oggi è martedì, ho in mente di fare qualche video. Poi la settimana che è finita, considerando magari dallo scorso martedì, o anche da lunedì, o anche da domenica, beh, gli ultimi 7 giorni, fate un po' voi, ho fatto abbastanza video, non tutti quelli che avrei voluto fare, però adesso mi sovviene come se fosse in un passato molto remoto, quando cercavo di fare dei video perfettini e ne facevo uno la settimana o uno ogni 14 giorni. Magari, non so, riguardandoli, credo che realmente in qualcosa quei video erano migliori di quelli che faccio ultimamente. Soprattutto i miei libri dell'angolo letterario, che vi sfido a guardare. Ma quello che succede è che così tanta concentrazione nel fare un video e non arrivi a dire tutto quello che vuoi dire. Allora ho capito, grazie anche all'appoggio di tutti voi e di tutte voi, che è meglio fare un po' per volta, con periodicità, che non fare un video ogni settimana, ogni mese, magari di 20 minuti ben fatto, però che poi alla fine trasmetti poco. Infatti uno dei segreti che vi vorrei condividere con voi per come avere successo facendo video, vabbè, si trovano molti suggerimenti in YouTube di mettergli un buon titolo, una buona descrizione, dei buoni tag, parole chiavi, poi di fare una buona pubblicità nelle reti sociali e tutte queste cose. Io ho sempre fatto così all'inizio e perdevo molto tempo, e all'inizio i video miei non li guardava quasi nessuno, però poi ho capito che il segreto di che vedano i tuoi video sono altre cose. Quello può aiutare. Il vero segreto sta innanzitutto nel fare quello che uno vuole, e non è che devi parlare dicendo molto alla svelta il contenuto del tuo messaggio, e poi tutti quei consigli che danno in internet può andare bene, ma un video può anche essere una creazione artistica. Le creazioni artistiche sono molto soggettive, quindi può darsi che voi girate a modo vostro e abbiate più successo di quello che potreste avere se vi filmaste seguendo i suggerimenti e i consigli di esperti che magari dicono cose giuste. Non vi scordate che un giovane chitarrista, aspirante chitarrista, che voleva avere successo, ha letto un manuale degli anni 50 o 60 che consigliava le cose che non bisognava non fare per suonare una chitarra elettrica. Lui metodicamente ha fatto tutto il contrario di quello che consigliava il manuale, producendo dissonanze, discordanze, rumori, e ha avuto uno stragrande successo. Sto parlando naturalmente del grande e mitico Frank Zappa, che ha fatto tutto il contrario di quello che suggerivano di fare per avere successo come chitarristi elettrici. Quindi, quando uno fa una cosa artistica come un video in YouTube, in realtà può darsi che ha successo facendo cose molto originali perché sono sue. E adesso mi sono scordato quello che vi volevo dire, tanto per farvi vedere come si può fare un video di successo. Però basta compartire quello che uno ha da dare agli altri, senza pretese. E poi una cosa che è un trucco alla base di avere successo facendo video è che come funziona internet e soprattutto Google Chrome, cioè un
video, quando è postato in YouTube o in altri siti, col tempo, molto tempo, pianta radici come una pianta, più cresce più radici ha. E perché? Perché tu pianti un video che c'ha un suo link, e molti credono che con due o tre video già ottengono un effetto virale. Succede molto raramente. Invece un canale sempre più video ha, più link ha, che crescono come radici ogni link. Allora, avete visto i video consigliati al margine del video che scegliete? A volte vi ricompaiono i video dei vostri canali quando vedete video di altri. Più video caricate, più entreranno a far parte dei video consigliati. Allora, se tu nel corso di un anno giri più o meno un promedio di un video al giorno, non importa che sia di 30 secondi, di 30 minuti, di 3 ore, più lo stesso video col tempo, con gli anni, si associerà a molte altre coincidenze di ricerca in internet, per cui anche i motori di ricerca e i siti che caricano video da internet per idioma, contenuto, durata, tema, argomento, titolo, parole chiavi, si caricano dei vostri video. Più ne vai facendo, più cerchi col nome del tuo canale YouTube e più coincidenze troverai fuori da YouTube. Quindi io repentinamente ho visto come alcuni video miei hanno iniziato a essere visti moltissimo, migliaia di volte, proprio perché avevano un anno di antichità i video. Prima no, perché si formano si associano i video già caricati a un mucchio di coincidenze. Adesso qualche video mio che è come, per esempio, cercate di idraulica domestica, ho caricato qualcosa, uno si è visto 2500 volte, un altro come sturare il lavandino o come sbiancare il sanitario, che hanno 4 e 8 mesi, si sono visti già 500 volte e 2500, perché si creano dei link fra i video che continui a caricare, i video che hai caricato e i video che hanno caricato altri, magari fuori da YouTube, che hanno affinità. Quindi più registri, più carichi, più si creano dei link con le tue opere. E quindi la gente che cerca sanitari, gastronomia casareccia, saluti agli amici o i titoli che tu dai, soprattutto è consigliabile mettere delle cartelle di riproduzione. Saluti ai miei seguaci, io ho messo, o ai miei seguitori, o ai miei sostenitori, dove io carico video come questo nel quale vi saluto e vi parlo di varie cose. Adesso quella cartella di riproduzione, saluti ai miei seguaci, ai miei sostenitori, ai miei amici, non mi ricordo, se tu cerchi quel titolo appariranno un mucchio di altri risultati oltre ai miei video. Quindi presumibilmente più i miei video e i miei titoli, o i vostri anche, saranno associabili a un mucchio di altri risultati, più è probabile che quelli che cercano altri risultati, vedendo fra le coincidenze i vostri titoli, i vostri video e le vostre cartelle di riproduzione e i vostri canali, vadino a vedere i vostri video, le vostre cartelle di riproduzione in YouTube, i vostri canali. Capito? Quindi il trucco non è nel fare un'opera d'arte, ma nel trasmettere contenuto settimanalmente, se si può giornalmente. Non importa che abbiate da dire una cosa che sia una genialità, non dovete dire una cosa come da Oscar, fare un video da Oscar, no, basta semplicemente, accendo un po' la luce perché sta diventando sera, e anche se c'è molto sole, sta diventando notte, sono le 17:10 di martedì 8 luglio 2014. Beh, dicevo, anche se avete delle genialità, ma le caricate una volta al mese, non vi serve a fare audience. E poi comprendete come funziona internet: più un video rimane caricato, più il suo link viene associato a altre coincidenze.
più video caricate nel vostro canale, più quei link sono associati a altre coincidenze. Quindi pensate che tutto il mondo non cerca i titoli dei vostri video o i vostri video. Ci sono miliardi di persone in internet. Voi per miliardi di persone siete sconosciuti, neanche esistete, però iniziate ad esistere quando il link dei vostri video e di quello che producete in video, i titoli, le descrizioni, i tag e i link si associano a tutti gli altri risultati che si possono trovare cercando le parole chiave del vostro video. Quindi titoli semplici e facili da cercare. E poi comprendete che più producete video raccontando cose come racconto io, che non siano troppo impegnative, perché non vi impegnino a voi a filmare 8 ore prima di produrre qualcosa, che dovete perfezionarvi cammin facendo, perché il sentiero è già il cammino, e quindi ci si perfeziona camminando, leggendo, istruendosi, studiando, vivendo, parlando con la gente, ma allo stesso tempo girando ogni giorno qualcosa. Ci si perfeziona anche nel filmarsi. E poi, quando almeno una o tre o cinque volte la settimana caricate un po' di materiale, vedete che è sempre più frequentato il sito. Perché? Perché tutti i link che settimanalmente si aggiornano dei vostri video troveranno coincidenze in altri risultati. Per quello vi consiglio anche di avere molti interessi, di parlare quando potete delle vostre letture preferite, nei termini che vi fa più piacere, dei libri. Anche, per esempio, non è detto che dobbiate fare del gaming giocando al gioco, facendo vedere che giocate. Potete parlare del gioco, soprattutto perché a volte ti creano dei problemi con i diritti d'autore, però potete parlare del vostro gioco preferito facendo vedere delle foto dello schermo del gioco, che quello già sarebbe differente, soprattutto se la foto del gioco non la fate vedere digitale direttamente nel video, ma col cellulare fate una foto dello schermo e poi la stampate in carta la foto e fate vedere la foto della schermata del gioco, per cui quello già non passa per il copyright, è una foto privata, personale. Bisogna usare un po' di trucchi. Per cui, se non vi fanno usare le immagini di un gioco per questioni di copyright, voi commentate come si gioca facendo vedere delle foto stampate da lontano, in modo che non detettino come immagine rubata. E quindi, che altro dirvi? Che più girate come faccio io e più aumentano le visioni del canale. Io adesso vediamo un po' che deve prendere il wifi attivato, è lento perché c'è un cellulare del il Galaxy U 5360, me lo regalò mia madre per il compleanno nel 2013 gennaio, comprato vabbè a febbraio, però vorrei tanto avere un Note 4, ma non potete fare una colletta fra di voi youtuber per mandarmi un cellulare come si deve? Ecco, 42.187 visioni. Il canale è stato aperto, fondato il 7/2/2013. Normale, no? Più video carichi, più materiale ed idee comparti, e più avrai successo. Se invece stai fermo ai 10-20 video, a proposito, quanti video ho fatto? Perché ormai YouTube non te lo dice espressamente. Quanti video ho caricato nel canale? Devi cercare in YouTube con la lente e ti appare che ho 154 iscritti nel mio canale Sant'Enchan e 362 video, con questo 363. Qui
Quindi, come dire, questi sono stati altri miei suggerimenti per aumentare le visioni. Soprattutto devi sapere che YouTube è sociale, quindi se tu appoggi gli altri ti appoggeranno. Entra nei canali, vedi i tuoi video favoriti degli altri, se ti piace una volta mi piace, poi interagisci con gli altri youtuber, si iscriveranno al tuo canale, vedranno i tuoi video. E un'altra cosa, sono tanto belle le video risposte. Io sempre, e lo saluto adesso, ciao Pietro Trevisan, video rispondo al nostro amico Pietro Trevisan. Gli ho già fatto 2 o 3 video risposte. Faccio un video come questo, rispondendo a quello che lui dice nei video, e poi come risposta nel suo video metto il link del mio video. E io invito tutte e tutti voi a fare lo stesso. Se guardaste i miei video e troverete qualcosa da dirmi o da propormi, fatelo però non per iscritto, con un video risposta. Mettete il link e poi mi piacerebbe collaborare con voi. Quindi registrate quello che voi volete compartire con me in Common Creative e io lo incorporerò nei miei video se lo posso utilizzare. Ed io farò dei video per chi mi manda dei video in Common Creative, così potrà incorporare i miei video nei suoi. Io filtro le risposte e i commentari, non li elimino, però perché voglio evitarmi, finora non mi è successo che mi mandino insulti, ma se sono delle critiche costruttive le passerò. Però mi raccomando, se vi interessa che parli di qualche tema specifico che magari non ho letto o magari ho letto, fatemi qualche video domanda, mettete il link come risposta ai video dei quali volete approfondimenti, o scrivetemi al canale con dei video messaggi, mettete il link e chiedetemi i temi dei quali vi piacerebbe che io parli. Però soprattutto mi piacerebbe questa collaborazione, mandate dei video registrati in Common Creative mandandomi il link e spiegandomi nel messaggio privato: mi piacerebbe che tu incorporassi questo video nei tuoi video, io lo guardo. Per quello vi chiedo il link e le mail in privato al canale, perché così so che avete fatto un video in Common Creative che io posso utilizzare, specificando mi piacerebbe collaborare con te in questo tema e che tu facessi del materiale e incorporassi il mio video. Per cui, beh, questo è stato tutto per oggi. Poi che dire, che da molto che né in Spreaker, nel mio canale Radio Sant'Enchan, né in YouTube io riesco più a commentare la politica, perché già è indecifrabile la politica italiana, oltre che indecente. E non lo so, sono scoraggiato. Comunque sto leggendo quest'opera, che già vi ho presentato e commentato in un video, Creature della luce e delle tenebre di Roger Zelazny. Fra poco la commenterò perché la sto per finire. Mi raccomando, poi voglio anche fare un commentario a Papillon e Banco di Elie Charrière, perché ho visto che il mio video commentario alle opere di Elie Charrière, Papillon e Banco, è stato già commentato da molte persone e anche visto abbastanza. Quindi io voglio fare un video più specifico, entrando nei dettagli. Sul libro di Nino Frassica, so che molti di voi mi hanno chiesto di leggerlo perché è addirittura fuori commercio, però succede che non me la sento di farlo perché rovinerei la lettura, nel senso che sono tutti dei giochi di parole. E non è scritto né in dialetto né in italiano, ma è tutta un'inventiva, giochi di parole, bisogna interpretarlo, allora bisogna recitarlo. Non so se lo farò con la mia webcamera di bassa risoluzione per poter non stare dopo caricando ore di filmato in internet. Forse in un futuro vi leggerò qualche capitolo del libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica, per farvi contenti, perché me l'avete chiesto in molti. Però ecco, dovrei interpretarlo e la lettura si farebbe molto larga, è di 400 pagine. Beh, adesso non so che dire, perché poi si mi fa pesante anche questo video. Cercherò di fare dei tutorial di gastronomia casareccia.
È sempre un piacere notare come mi seguite e vi ringrazio tutte e tutti, solo che vorrei che ci fosse più intercomunicazione e interdipendenza fra noi tutti. Quindi per favore mandatemi dei video messaggi, mandate il link nel canale, nel dibattito del canale, oppure nei video che voi guardate. Filmatevi con la webcamera, col cellulare, e caricate il video nel vostro canale di YouTube o in Google Plus e mettete il link come risposta. Chiaro, io filtro le risposte, però ecco, se il vostro video è accettabile lo rispondo subito con un altro video. Non so adesso che altro dirvi, perché altrimenti carico in 2 ore il video. Io c'ho un Pentium Dual Core 2 del 2010, una filmatrice Everio del 2010, una Everio S. C'ho internet di 2 megabit, che il più delle volte arriva a 0,80 megabit di banda larga, cioè non c'è un cazzo. E se il video è troppo pesante lo devo ridurre in formato e viene una chiavica, se no lo devo caricare in 8 ore. Allora forse vedrete una chiavica, però non vi preoccupate, tanto io non sono né Claudia Schiffer né Boderek, quindi non vi perdete una bellezza se mi vedete mezzo scarafone per la risoluzione di immagini almeno. Quindi, però vabbè, vi saluto senza più dire nulla, perché non so almeno al momento che dire, a meno che non mi prenda una pausa di riflessione di 30 secondi, ma il video viene più pesante. Mi è venuto così, io sentivo che dovevo dirvi qualcosa, compartirla con tutti voi, e mi è venuto da darvi delle suggerenze come fare un buon video. E abbiate pazienza, prendetevi del tempo, girate ogni giorno qualcosa, anche col cellulare di 2 megabit in 360x240 320x240. Non c'è bisogno di dargli un gran formato, perché io sempre gli davo gran formato, ma poi col tempo vengono le visioni, dopo 6 mesi, un anno, non vengono il primo giorno. Quindi basta essere costanti. Se no, è chiaro che un video al mese sia poco successo, non ti vede nessuno, ma un video al giorno di 1 minuto, di 5 minuti, di mezz'ora, parlando di quello che vi sentite di parlare, perché a molti di noi manca un amico, un familiare, un parente, un vicino di casa, un confidente. Quindi i temi vanno bene tutti, l'importante è prendere la mano con filmarsi e sapere come interagire con la camera, come guardare in camera, come parlare bene. Viene tutto spontaneamente in base a come uno è fatto e qual è la sua idiosincrasia, qual è la sua forma di parlare, di comunicare, di socializzare. È tutto molto personale, tutto ciò che è artistico. Quindi non pensate a aumentare le visioni oggi o domani, anche se a tutti noi ci piacerebbe iniziare a guadagnare $100. Ah, mi raccomando, se voi fate clic nei miei banner pubblicitari guardando il video, io farò clic nei vostri banner pubblicitari guardando i vostri video. Mi raccomando, ciao. E adesso vi lascio. Speriamo che questo video possa venire bene e vi possa piacere. Alla prossima.